Rivolta delle lettere, pre-release experience, Qverse! Questa volta vogliamo fare una cosa diversa un po' dalle altre volte, o meglio, ci sarà solo una pre-release experience. Perché? Perché vogliamo invitarvi alla pre-release experience, che sarà poi una release experience, quando faremo l'inaugurazione della nostra nuova sede, tra quelli di febbraio e marzo 2017. Seguite il nostro canale, seguite il nostro sito www.lppicoletin.it, troverete tutte le informazioni. E durante l'inaugurazione daremo la possibilità a tutti di fare la release experience o pre-release experience, chiamatela come preferite, sarà più release di pre-release. Si utilizzerà il kit ovviamente del pre-release di Rivolta dell'Etere e faremo una diretta, un video dedicato, e venite a trovarci così potrete raccontare la vostra experience con il kit di Rivolta dell'Etere. E diamo la linea a King Magni, che fa la sua pre-release experience e ce la presenta. Vai Luca! Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci a questa pre-release experience. Abbiamo qui questi nostri tre kit da cui scegliere e vediamo un po' di scegliere il migliore. Allora, sì, bene, mi raccomando. Allora, qual è che batte di più? Questo è il battito un po' debole. Questo è proprio forte. Qui secondo me un bel cuore lo troviamo. Esatto, che okay. Il cuore! Allora, bisogna trovare. Questi sono i kit che si ricevono ai pre-release di Rivolta dell'Etere. Quindi sono gli eventi in cui possiamo giocare in anteprima con le nuove carte e vediamo un po' cosa riusciamo a costruire con quello che troviamo dalle nostre buste. Ma prima passiamo allo sbustaggio. Allora, c'è un bel dado verde col simbolo di Rivolta dell'Etere. Consigli su come costruire un mazzo nel formato del pre-release, che è il sealed. Un divisore, riconquistiamo la nostra Ghirapur. La promo foil, non male tra l'altro, una bella promo, competenza di Yaini, una carta che sicuramente considereremo durante la nostra costruzione del mazzo. Un adesivo nel caso in cui volesse voi supportare la ribellione a Kaladesh, e 6 buste. Di cui? Due di Kaladesh e 4 di Rivolta dell'Etere. Non sono tutte di Rivolta dell'Etere perché Rivolta dell'Etere è un'espansione piccola, quindi giocare con tutte buste di Rivolta dell'Etere rischierebbe di essere un po' ripetitivo, insomma vedreste spesso le stesse carte, quindi per mixare un po' fa sempre così la Wizard, mette qualche busta dell'espansione più grande a supporto di quella piccola. Allora boss, con quale busta cominciamo? Kaladesh. Facciamoci un po' di spazio. Allora, mitica la prima busta, vai. Con calma boss, dobbiamo innanzitutto dividere le nostre carte per colore. Esattamente, io mi faccio sempre prendere dallo sboosting, però la pre-release è diversa. Dobbiamo dividerle per poi avere più facile il compito di costruire il nostro mazzo. Allora, verde, rosso, una volontà insidiosa, rara blu, non male, sicuramente una carta che potrebbe spingerci verso il blu. Seconda busta di Kaladesh, un emblema, spostiamo, e la terra base. Poi, bianco, blu, nero, bianco, artefatto, blu, rosso, verde, rosso, bianco, blu. Coltivatrice di lame, un'altra rara che sicuramente è molto interessante al pre-release, quindi anche il verde si mette in lizza. Ma passiamo ora alle buste più golose, le buste di Rivolta dell'Etere. Vediamo cosa ci offrono. Allora, il token, via, allora, blu, rosso, fatto verde. Rivoluzione di Pia, ecco, questo invece è un esempio di una rara che è più stata creata per essere giocata in costruito, quindi non ci spinge molto verso il rosso. Non è una rara da sealed, è più una rara da torneo normale, diciamo. Io il tottero, allora, artefatto, nero, blu, rosso,
verde, bianco, multicolore. E abbiamo anche una foil, non comune, che tra l'altro non è male. Come rara invece abbiamo il portuale del mercante, una carta che a prima vista sembra un artefatto, ma in realtà è una carta blu, perché il suo effetto si attiva utilizzando il mana blu. Quindi in realtà durante la costruzione del mazzo, lei e probabilmente anche altri artefatti dovremo suddividere in un colore, perché saranno, potremmo considerarli come una carta colorata alla fine. Quindi per ora li metto tutti qua, ma poi li dividerò. Terza busta, caccia della mitica o dell'invenzione. Allora, blu, rosso, nero, artefatti, tutte verde queste. Una mitica. Ben trovato una mitica, ma anche questa volta, come per la rossa, si tratta di una carta creata per farci mazzi attorno in costruito. Quindi una carta che serve in combinazione con carte specifiche. Probabilmente non la giocheremo durante la nostra pre-release experience, però sicuramente è una carta interessante da trovare. Ben trovato la mitica, vediamo se riusciamo a concludere in bellezza con l'invenzione. Foil? Non è foil. Non c'è del foilane. Terra base. Vabbè. Vediamo comunque cosa ci offre questa busta. Un veto. Un'altra rara blu. Quindi la nostra seconda rara blu. Sicuramente anche questa è una rara interessante che potrebbe spingerci verso il blu. Bene. Questa è stata la nostra sbustata. Ora provvederò a dare un po' un'occhiata alle nostre carte e ci vediamo tra poco con il nostro mazzo della pre-release experience. Abbiamo costruito il nostro mazzo, è venuto fuori un mazzo bianco-blu e diamoci subito un'occhiata. Vediamolo. Allora, ecco, partiamo subito con una rara blu, nostra unica creatura a costo 1, che è il portuale del mercante. Una creatura che interagisce con gli artefatti. In realtà nel mazzo non abbiamo molti artefatti, ma già lei ci permette, a costo 4, di pescare una carta a turno. Quindi sicuramente nelle partite che vanno per le lunghe, avere un effetto del genere in campo ci permetterà di vincere la partita. Poi, come costi 2 abbiamo compagno fidato, ottimo sia per aggredire che per essere in difesa. L'infiltrato audace, che invece questa è una creatura semplicemente aggressiva, che è un 3-1, quindi in teoria è debole, ma in realtà questa espansione, avendo molti artefatti, è più facile che l'infiltrato audace, grazie alla sua abilità, riesca ad attaccare indisturbato. Abbiamo poi la rinnegata dei mille ingranaggi, una 2-2 a costo 2, col bonus in caso in cui riusciamo a usare rivolta, quindi assolutamente giocabile. Abbiamo il saccheggiatore di avionavi, come costi 2 blu, a volare, un 2-1 a costo 2, con l'effetto di poter aumentare il numero di segnalini energia solitamente, o segnalini più 1 più 1. Nel nostro mazzo abbiamo qualche carta che produce segnalini energia, quindi oltre ad essere un 2-1 volare che fa i suoi due danni a turno, potrebbe servirci ogni tanto la sua abilità. Per esempio con Planatrice dell'Etere, che per l'appunto crea segnalini energia quando entra in campo. Senza contare il fatto poi che anche lei a volare, ideale quindi per un piano di attacco coi volanti. Passiamo ai costi 3, di creatura abbiamo la sentinella di Janget, anche lei è una creatura che ci permette di ottenere segnalini di energia e di usare quei segnalini di energia. Abbiamo poi due draghetti dentroterra, altre creature con volare per effettuare il nostro piano aggressivo, e il bolide spericolato. Questa non è proprio una creatura, essendo un veicolo, ma io personalmente i veicoli con basso costo di manovrare li considero come se fossero delle creature. Questa tra l'altro ha un ottimo effetto e anche un'ottima forza e costituzione, quindi sicuramente non male. Costo 4 abbiamo un'altra creatura con volare, che fa anche volare i nostri veicoli, quindi più volare non fa mai male. Abbiamo poi il guardiano Felidar per riutilizzare i nostri effetti di entrata in campo in battaglia. Per esempio abbiamo visto la planatrice o la sentinella che ci danno energie quando entrano in campo. Ma non solo, il guardiano Felidar è ottimo usato in combinazione con carte con
Ecco qua tipo rinnegata perché grazie al fatto che il guardiano le esili per farle poi tornare in campo, permette di attivare l'abilità di rivolta. O l'abilità di fabbricare che la nostra pioniera possiede. A costo 4 poi abbiamo la pattuglia della spirale. L'unica carta multicolore del mazzo, ma sicuramente una carta non male. Ha anche lei volare, ci permette di far stare ferma una creatura dell'avversaria per ben 2 turni. Abbiamo poi un altro veicolo, il bolide del circuito ovale, un'altra carta ideale per un piano aggressivo, infatti ha travolgi di rapidità, un 6-1 con un semplice costo di manovrare 1. Abbiamo poi 2 costi 5, abbiamo gli aeronauti avio lanciati. Una 4-3, anche lei con volare, con rivolta, quindi ottima in combinazione con Guardiano Felidar, ma anche giocata senza rivolta non è comunque male. Per finire, la nostra ultima creatura è Tecnico della Dispersione, questo 3-2 costo 5 ci permette di far tornare in mano un artefatto quando entra in campo. Normalmente non è un'abilità particolarmente interessante, ma nel blocco di Kaladesh, che ci sono molti artefatti e molte creature artefatto, è sicuramente una carta che vale la pena giocare. Per finire abbiamo le nostre carte non creatura. Abbiamo costruito per durare. Questo istantaneo ci permette di dare +2/+2 alla nostra creatura. E se si tratta di una creatura artefatto, che ne abbiamo ben 3, essa guadagna anche indistruttibile fino alla fine del turno. Quindi un ottimo trucco da usare durante la fase di combattimento. Come rimozione abbiamo ricoprire di ghiaccio, questa aura ci permette di scegliere un artefatto, una creatura e fare in modo che quella carta scelta non stappi più finché c'ha sopra ricoprire di ghiaccio. Abbiamo poi disabilitare, questo istantaneo a costo 3 ha semplicemente l'effetto di distruggere un artefatto, un incantesimo. Il discorso fatto per il tecnico vale sempre, ossia che in questa espansione ci sono numero più alto del solito di artefatti, quindi giocare questa direttamente nel nostro mazzo principale ha sicuramente senso. Abbiamo questo 3 poi Veto, un'altra nostra rara blu che abbiamo trovato, carta molto versatile che sicuramente troverà un utilizzo in ogni partita. Abbiamo lo stratagemma dell'illusionista, questo istantaneo a costo 4 ci permette di riutilizzare gli effetti di entrata in campo di battaglia delle nostre creature o di attivare gli effetti di rivolta. Per finire, la nostra ultima carta è la terza rara, infatti giochiamo ben 3 rare su 7 nel nostro mazzo, è la Volontà Insidiosa. Questa carta è quasi un coltellino svizzero, infatti fa un po' di tutto, neutralizza, cambia i bersagli, insomma, in ogni partita farà quello che più ci servirà. Per finire, le terre base. Abbiamo messo 8 pianure e 9 isole per un totale di 17 terre, 9 isole perché abbiamo un po' più di simboli blu nel mazzo rispetto a simboli bianchi, soprattutto abbiamo anche 2 carte a costo doppio blu. Come al solito la proporzione è quella di mazzo da Sealed, diciamo, quindi 17 terre, 16-17 creature e il resto carte non creatura, quindi tutto come da manuale. Questo è sicuramente un mazzo molto interessante, un sacco di volanti per far finire in fretta i punti vita ai nostri avversari, un po' di carte istantanee che possono fare qualche sorpresa ai nostri avversari. Bene, con questo è tutto per questa pre-release experience, ci vedremo alla prossima con Amonkhet. And goodbye!